Cosimo Forgione, a cui chiedo subito. Cosimo, quanto è importante questo successo? È importantissimo, ci teniamo tantissimo, soprattutto per i tanti tifosi che sono venuti a sostenerci. Abbiamo incontrato una squadra forte, fare punti qua secondo me per tutti è difficile, noi abbiamo fatto bottino pieno, quindi siamo consapevoli di aver fatto una grossa partita. Partenza decisamente in salita, dopo due minuti subito il gol del Riccione, però non vi siete persi d'animo, anche se forse un po' rischiava di saltare i nervi a qualcuno nel finale del primo tempo, poi magari il tecnico vi avrà detto qualcosa nell'intervallo. L'avevate già ripresa nel finale del primo tempo, poi ci avete creduto un po' di più. Sì, Riccione è partito più forte di noi i primi 5-10 minuti, ma poi siamo stati padroni del campo. Abbiamo giocato palla a terra su un campo impraticabile, dove abbiamo creato tanto rispetto alle altre partite, però siamo consapevoli di aver fatto una partita importante contro una squadra forte e quindi affronteremo, ora pensiamo subito a domenica, dove ci aspetta una partita importantissima. Non hai segnato, anche se rimani il capocannoniere di questa squadra, 4 reti, però secondo me hai svolto un lavoro di cerniera importantissimo, fondamentale, come sempre. Ti ringrazio comunque. Sì, no, ma il mio compito è quello di cercare di dare equilibrio alla squadra. Comunque quando posso riesco a inserirmi, anche se con questo modulo il mister vuole che detto equilibrio, come hai detto tu prima. Quindi sono contento soprattutto dell'atteggiamento di tutti, di quelli che non hanno giocato, di quelli che sono in tribuna, che comunque hanno un atteggiamento positivo e qui si può arrivare fino alla fine comunque rimanendo lì attaccati con questo atteggiamento. L'ultima, lo accennavi prima, adesso c'è questa settimana che vi porterà questa sfida alla capolista, però c'è anche una grande opportunità, quella di agganciare proprio la Sanbenedettese in vetta. Sì, comunque non sarà una partita come le altre, comunque sai, giochi contro la prima della classe, in casa nostra, dove sicuramente ci saranno i nostri tifosi che oggi ringrazio, sono stati fantastici e quindi noi dobbiamo cercare di fare una grande partita, poi se riusciamo a vincere è una soddisfazione importante, però l'atteggiamento deve essere come quello di oggi.